Rieccoci, 4 calcio a 7, sempre con Giada Antonini. Parliamo di calcio femminile questa sera, ma non solo, perché evidentemente Giada, come abbiamo già detto in precedenza, gioca anche i tornei di calcio a 7 maschili e quindi è un po' più in salita anche in quel discorso là. Ascolta, però so che esiste anche un torneo di calcio solamente femminile a 7 che si svolge al campo del Trifoglio. E tu quel torneo là l'hai giocato qualche Sì, volta? il Città di Trieste, Ecco, sì, c'è Teresa, brava. nella femminile. L'ho giocato dal 2003 fino al 2012, praticamente quando ancora il campo era in ghiaia, anche Esatto. là, e ho giocato tantissimi anni anche là. La differenza tra il campo in terra e il campo in erba sintetica ti piace di più, No, visto anche meglio questa questo tua in erba evidenza? sintetica, Ah, sì. assolutamente, però a me piaceva in particolar modo quello del Sant'Andrea quando era in terra rossa. Ah. Quello era bello, si giocava anche bene, non era male. Le scivolate Sì. poi. Ah, sì. E poi ho giocato anche sul campo in erba vera, quella Sì, naturale, in quello in giro per campo la 11, regione, sì. certo. E anche lì c'è una differenza sostanziale tra l'erba vera e l'erba sintetica. A qualcuno piace di più magari ancora giocare, sentire l'odore dell'erba, proprio quella naturale. Ma anch'io preferisco giocare nell'erba naturale. Giochi meglio, scorre meglio il pallone, perché certi campi. Non faccio il nome di alcuni campi, però hanno un terreno sintetico, hanno comunque fatto un tappeto che si gioca veramente male o che scivoli o che ci sono i solchi, insomma. Certamente dopo una serie di attività, anni di attività, il campo Sì. si riduce ad una moquette più che a un campo in alba, e quindi evidentemente è peggio. Tipo, ricordiamo, io ricordo anche i campi, Montebello piuttosto che Fanio Olimpia, cose varie, insomma, Sì. sono un po' così. Però Altura so che adesso tra le altre cose che sono giochi là, lo hanno appena rifatto, quindi è molto, Esatto. molto, molto bello. Quindi sei proprio nel campo giusto, Sì, si non ti gioca puoi molto bene. lamentare. Ascolta, invece il rapporto con gli arbitri? Ma sono tutti simpatici. Vabbè. Allora, alcuni pensano che magari, visto che è un torneo, tu giochi e come sempre hai i punti, no? Il miglior giocatore prende 3, 2, 1 punto. E alcuni miei compagni si arrabbiavano perché io prendevo spesso punti. E a me questa cosa dà fastidio, perché alcuni pensano che l'arbitro mi dà punti solamente perché sono una femmina. Ma tante volte anche gioco bene, mi merito quei punti, non è che mi Certo. dai punti perché sono una femmina. Comunque gli arbitri li conosco praticamente tutti, ogni volta anche quando vado in città mi dicono: ah, ma tu sei quella ragazza che gioca con i maschi, mi ricordo di te. Invece, non pensi che qualche arbitro possa essere tratto in inganno magari dal modo di giocare che hai tu, è perché sei una ragazza, magari ti fisca qualche fallo in più? Può Sì, assolutamente sì. succedere? Sì. Perché è una cosa che mi è sembrato di vedere in alcune occasioni. Però, d'altra parte, hai avuto anche l'occasione di essere arbitrata da ragazze. Una partita, sì, mi ha arbitrato anche una ragazza, sempre in questo torneo maschile, sì. E lì il rapporto invece la ragazza magari ti dava anche conto perché dicono, Sì, ah, è vero? esattamente. Infatti non mi ricordo il nome della ragazza che arbitrava, però questa ragazza mi ricordo ho fatto due partite con lei e in una partita ho giocato veramente bene, non mi ha dato nessun punto. Poi naturalmente ogni, diciamo, anche contrasto, comunque qualche fallo che magari ci sta da gioco, un fallo semplice, lei me lo fischiava. Un po' di rivalità magari in Ma campo. Ascolta, parlando di rivalità, io sai che ho avuto esperienza nel calcio femminile per parecchi anni, quello che mi sono sempre trovato, la cosa che mi sono trovato di più in difficoltà quando facevo il dirigente lì era il problema che poi non riguardava tanto me ma l'allenatore, dello spogliatoio. Sapresti definirmi un po' quello che è lo spogliatoio femminile, con delle parole che ci sei stata dentro e che ci sei, ma adesso magari non Ma più dipende anche tanto. dalle squadre, dipende dal rapporto che Sicuramente. hai con le persone. Diciamo che sbabezze, rendi l'idea. Vabbè. Sì. È una cosa difficile perché io sono sicuro che se c'è qualcosa è difficile che venga fuori, magari resta tutto sotto banco, non c'è questa. Sai, i maschi c'è un problema. No, infatti questo, allora, Due questo è bello. schiaffe e finito. Infatti, quando ho un problema con mio compagno, comunque la partita si gioca male, sono tutti nervosi, tu arrivi in spogliatoio e la prima cosa che facciamo, ci chiariamo e ci diciamo cosa non è andato, cosa è andato bene, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre, almeno quando giocavo io, nella femminile, in quelle squadre che ho fatto io,
Nella femminile è un disastro, tutti parlano sotto, nessuno ti parla in faccia, è tutto. È veramente una cosa brutta. Mentre con i maschi vai subito al sodo e soprattutto fai gruppo. Invece le ragazze non fanno gruppo, almeno poche ragazze riescono a farlo. C'è più una Cioè, ci sì. sono più dei gruppetti magari che Esatto. si incontrano, si trovano. Esatto. Invece in questa maschile, bene o male, ti vengono tutti incontro e cerchiamo sempre dov'è il problema e lo Cerca di risolviamo. risolvere, sì, Esatto. certamente. Ascolta, c'è qualcuno che nella vostra squadra in questo momento fa le sostituzioni, fa i cambi? Se c'è E qualche. allora, generalmente ci autogestiamo, Sì. o comunque decidiamo ogni 7 minuti facciamo un cambio e facciamo così. Oppure io in questo torneo faccio anche la presidente, mi sono fatta anche delle squadre in Coppa Natale, cioè ho fatto giocatore, dirigente, presidente, i cambi li facevo io e decidevo anche le sostituzioni dei miei compagni. E quindi è difficile farlo, specialmente se c'è Sì. una partita un po' più tesa, magari un po' più in bilico sul risultato, è una cosa difficile da fare, Sì, è anche a difficile, ma 7, no? Per dire. comunque, ma penso difficile per tutti, perché comunque tu devi mettere una squadra che secondo te è in grado di affrontare quell'altra squadra, quindi devi fare un cambio con un sostituto degno o perlomeno che sia adeguato in quel momento, in quella partita. Poi c'è di È mezzo difficile, anche infatti. il fatto che penso che voi siete autogestiti, quindi vi pagate la partita, no? Esattamente, Quindi anche là sì. uno viene là, metti 5 euro per dire, no? Sì, sì, Dice, sì. va, ma metti 5 euro e voglio giocare, Esatto, anche questo è un grande problema, sì, è vero. Infatti quando io gestivo la squadra cercavo sempre di chiamare 8, massimo 9 persone per fare giusto due cambi, no? perché secondo me è la situazione migliore, così nessuno si arrabbia e tutti giocano tranquillamente. Esatto. Secondo te, dal punto di vista puramente tecnico, la tattica migliore nel calcio 7 qual è? Quindi ti parlo di portiere, difensori, che ne so, tre Allora, io ho difensori, due giocato centrocampisti. in varie modalità. Allora, di solito giochiamo con la difesa a 3. Io centrale e le due fasce che vanno su e giù. Però ogni tanto facciamo anche la difesa a 2, quindi io e un'altra persona. A 7 io preferisco giocare con la difesa a 3, anche se si dovrebbe giocare con la difesa a 2. Però io preferisco, mi sento più sicura perché ho i miei due compagni di qua Certo. e quindi. E quindi è meglio, Sì. ma più sicuro. E quando parli con gli arbitri, li dai del tu o li dai del lei? Li mando a cagare. Tra l'altro non si può dire in televisione. No, beh, ma non No, sei. penso che gli do del tu, perché la maggior parte degli arbitri comunque li conosco, perché tra Coppa Trieste e Tergestino, bene o male, la Sono linea sempre arbitrale è quelli, sì. quella, sì. E allora li dai il tuo e li mandi anche a quel paese, ho Sì. capito. Che non è una cosa positiva, perché insomma Sì, hai ragione. potrebbe. E ci sono stati dei momenti nei quali gli arbitri hanno tirato fuori dei cartellini nei confronti tuoi, in questi tornei? No, nella femminile sempre, perché io ho un modo Sì. di giocare particolare, entro in scivolata molto spesso, faccio contrasti abbastanza duri e quindi diciamo nella femminile mi Ti è prendevo spesso capitato, il sì. cartellino rosso, invece in questa maschile li prendo un po' di Un meno. po' nemmeno. È una cosa, perché mi ricordo proprio di qualche espulsione, allora è così. La tua più grande soddisfazione nel calcio 11, al di là di quella che mi hai detto di aver tirato sulla squadra in quel poco breve tempo, a livello proprio di giocato, insomma, una vittoria. Guarda, devo dirti la verità, vittorie non mi ricordo, quindi questo non te lo posso dire. Ma in campo 11 l'unica esperienza che mi è piaciuta è stata È proprio proprio questa di quella. E tirare su una squadra partendo da zero. la più grande delusione invece? Quando si è sciolta questa squadra Che poi si è sciolta subito dopo quella stagione là? Eh sì, infatti, perché purtroppo i risultati non c'erano, comunque l'iscrizione a un campionato ha Costa. dei costi. E quindi abbiamo fatto solo un campionato dopo la società si è definitivamente sciolta e non ho più fatto campo 11 anche da là, Se ti tra l'altro. chiederebbero di tornare a giocare al calcio in campo 11, Sì, ci tornerei. andresti? Sì, assolutamente sì, Sì, volentieri, sì. però sai che non potresti più giocare a 7, quindi. È vero, è vero. Allora ti cambio la risposta e preferisco giocare a 7 con i maschi. Perché si parla di tesseramenti, quindi Sì, quando è c'è la vero, perché federazione di non si mezzo non si possono può. giocare i tesserati. E fino a quando hai intenzione di giocare? Fino a che non mi cadranno le gambe.
Fino a che non ti calano, questa è tosta, cavolo, tu mi guardi, questa è tosta, cioè, questa... A me piace giocare a adesso calcio. dai a giocare, boom, sì. Allora, ascolta Giada, quali sono i maggiori impedimenti che non ti permettono di andare a giocare la partita, se ce ne sono? I maggiori? Impedimenti, lavoro, impegni Ah, ma assolutamente sì, lavoro. ho cercato di fare di tutto per riuscire ad No, al andarci. momento sono disoccupata, però anche quando lavoravo cercavo veramente di tutto per andare alle partite. Io penso di essere nella mia squadra la più La presente a più tutte le presente, partite, ah, ma anche ok. quando mi allenavo a campo 11 andavo sempre a tutti gli allenamenti, tutte le partite, una cosa che proprio ci tengo, mi Sì. piace, ce l'ho nel È cuore. proprio una cosa veramente che... Sì. Lo sai che poi io sono convinto di una cosa, sono convinto anche per la mia esperienza, che quando una donna si mette in testa di fare qualcosa è molto 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 più... caparbia di un maschio, no? Quindi alla fine vedi che i giocatori di terza, seconda categoria che si gioca la domenica, si impegna, però magari su allenamenti, sai, uno lo salta perché deve saltarlo. Invece con le ragazze è diverso, cioè quando l'impegno c'è, loro vengono, cioè voi venite sempre dal terzo allenamento ed è proprio per casi estremi che non riuscite a Esatto. fare. E Ma infatti anch'io questo faccio, pare. oltre che a giocare con la mia squadra maschile, faccio anche allenamento a Con San Luca? Giovanni con la Samarcanda, che è una onlus, che praticamente si occupa di integrare delle persone con vari problemi, sia diciamo problemi mentali, economici, qualsiasi tipo di problema, e ambientarli con lo sport a vivere la vita di tutti i giorni. E loro si chiamano SD Samarcanda e con loro mi alleno lunedì e sabato, quindi oltre che a giocare le partite durante la settimana, faccio anche Fai l'allenamento in campo anche 11 a San Giovanni. Per allenamento. Ah, questa è proprio una bella cosa perché tenerti, sì, lo sport infatti, è... perché puoi sempre migliorare e quindi è proprio bello, Certo. perché oltre a giocare, all'allenamento fai gli stop, i È passaggi, ovvio. eccetera, eccetera. Certo. Ascolta, ultima domanda perché siamo in chiusura. Qual è la persona che del calcio in generale, sia 11 che 7, ti è rimasta di più nel cuore? Parli come compagno o come giocatore? In generale, la persona, il dirigente, l'allenatore, i giocatori, il compagno, la compagna, qualsiasi cosa, una persona che ti è rimasta di più nel cuore, al quale farai una dichiarazione d'amore, di affetto. No, sto scherzando. Non ti so rispondere perché ci sono state varie persone. Guarda, non ti so rispondere. Niente, non sappiamo chi è la persona che ti è rimasta di più nel cuore. Va bene, ok, fa niente. Vuol dire che ci sono rimaste tantissime persone perché nel giro del calcio poi alla fine ci si conosce quasi tutti, quindi è Esatto, sempre un piacere infatti. Ecco, incontrare le persone con cui condividi questo piacere. forse l'unica persona con cui anche un buon rapporto di simpatia è proprio Paolo Valerugo. Ah, Paolo Valerugo, di cui Sì. parlavamo prima, sì. Vabbè, Paolo Valerugo Che è anche un nostro, arbitro e che è anche anche stato una... un giocatore con me. Che, esatto, che poi Paolo Valerugo fa tutto quanto, quindi gioca, arbitra, fa di tutto. Lo salutiamo, lui è un ospite graditissimo sempre a 4K7. Ascolta Giada, io ti ringrazio di essere stata mia Grazie a te. ospite, è stato un piacere anche per i nostri telespettatori che hanno visto finalmente una bella ragazza al mio fianco. Quando vuoi puoi venire, siamo qua e io do appuntamento a tutti i nostri telespettatori la prossima settimana con 4K7. Ciao!